Senza il servizio civile nasce per emancipare i giovani e anche per dargli la possibilità di orientarsi nel loro futuro professionale. È sicuramente un'esperienza molto importante per quello che io ho potuto constatare nella formazione dei giovani, e quindi è un progetto veramente interessante e da consigliare alle future generazioni. Svolgere un'attività di servizio civile all'interno di un'azienda sanitaria probabilmente ha un significato ancora più profondo, ancora più importante, considerato l'attività che svolgiamo. Svolgere un'attività di servizio civile nelle aziende sanitarie è sicuramente un'esperienza molto qualificante per orientarli al meglio nella loro vita professionale. Ogni anno circa 1,5 milioni di cittadini si rivolgono al pronto soccorso della Regione Toscana, quindi diciamo circa 4.000 al giorno, e si rivolgono fondamentalmente o per problemi acuti, e questa è la mission del pronto soccorso, ma ci sono anche tanti cittadini che si rivolgono al pronto soccorso per il loro bisogno di salute perché non hanno trovato altre risposte, le cosiddette urgenze minori e non urgenze. Nell'uno e nell'altro caso le persone e i loro familiari si portano dietro il loro carico di ansia, di preoccupazione, di timore per la salute, e chiaramente hanno dei tempi di attesa da dover trascorrere. In questo il ruolo fondamentale di questi ragazzi, che dedicano per un anno se stessi agli altri, che fanno da tramite fra il dentro e il fuori del pronto soccorso, che aiutano a dare le notizie del percorso e di come funziona un pronto soccorso, e che quindi appunto anche con il loro aspetto, con la loro buona volontà, fanno parte integrante di quel processo di cura che è prendersi cura appunto della persona a 360 gradi. Ciò che questa esperienza mi ha permesso, insomma, di imparare è sicuramente lo sviluppo e il modo di lavorare, quindi in un pronto soccorso, che ovviamente anche per me era difficile comprendere prima di poterci entrare, e sicuramente anche riuscire a sviluppare un tipo di dialogo con insomma, l'utenza. Consiglierei questa esperienza a tutti i ragazzi che vogliono fare sia un'esperienza lavorativa che formativa, e essere accompagnati in questa introduzione proprio al mondo del lavoro. E per me è stata molto importante perché appunto dopo il lockdown avevo bisogno di sentirmi utile, di fare qualcosa, di imparare, e qui all'interno del pronto soccorso l'ho potuto fare e ho potuto gestire situazioni tra le più disparate e anche conoscere meglio questo ambiente, quindi lo consiglio a tutti.